Consideriamo un conduttore chiuso di superficie S e con un volume interno V. Consideriamo una carica Q depositata su questo conduttore. Questa carica è depositata sulla superficie, per quanto abbiamo visto in precedenza, il campo interno è nullo, il potenziale costante sulla superficie è uguale all'interno. Se prendiamo a zero all'infinito il potenziale della carica, possiamo dire che il potenziale in un punto P qualunque sulla superficie del conduttore o anche all'interno sarà dato dall'integrale esteso tutta la superficie di sigma ds, cioè la carica infinitesima sulla superficie, diviso 4 pi greco epsilon 0 per r. Ok? Allora, possiamo considerare un eventuale aumento di un fattore m di questa densità di carica. No? Siccome l'equazione di Poisson è lineare e la sua soluzione è stabilita la condizione contorno del potenziale è unica sul volume, sulla superficie stessa, ovviamente, allora se moltiplico per m ottengo la stessa soluzione praticamente. No? La forma matematica della dipendenza delle coordinate locali sulla superficie della distribuzione sigma rimane la stessa. Il risultato è che moltiplicando per m la carica, visto che la carica è data dall'integrale su S di sigma ds, no? Aumenta pure di un fattore m. E il potenziale, come vediamo là, se sigma aumenta di un fattore m, aumenta pure di un fattore m. Allora è lecito definire un parametro C come rapporto carica diviso tensione, potenziale, che è costante, non dipende dal valore assoluto della carica o dal potenziale, dipende solo dalla forma geometrica del conduttore. Questa è quella che si chiama capacità e si misura in farad. Per avere un'idea grandezza di questa unità di misura possiamo considerare un conduttore sferico di raggio R, il potenziale sulla superficie è, usando questa legge semplicemente, la carica sulla superficie diviso 4 pi greco epsilon 0 R e quindi dalla definizione di capacità è 4 pi greco epsilon 0 R. Se assumiamo il raggio come il raggio terrestre, addirittura per fare un'idea, per fare un esempio, quindi circa 6.000 km, il risultato è che la capacità vale circa un millifarad. No? Questo dà l'idea che il farad è effettivamente un numero, un'unità di misura piuttosto grande. Vediamo invece cosa si intende per condensatore a partire dal concetto di capacità. Il condensatore è un sistema di due conduttori o più conduttori, consideriamo il caso di due, conduttori con induzione completa. Cioè un conduttore 1, un conduttore 2, supponiamo di depositare una carica Q su questo, allora questa genera un campo elettrico e induce una carica meno Q sull'altro, no? Se consideriamo nient'altro intorno. Quindi di fatto le linee di campo all'interno di un qualsiasi volume che racchiude questi due conduttori non danno un integrale di superficie diverso da zero. Quindi vuol dire che per il teorema di Gauss la carica totale contenuta all'interno deve essere nulla, e quindi se qui abbiamo aggiunto Q, qui deve essere sorta una carica meno Q indotta da Q. E questo si capisce nel caso del condensatore metallico a facce piane parallele, no? Questa è la spaziatura tra le due facce, chiamiamo A l'area della superficie. Se depositiamo una carica più Q su questa superficie, questa induce una carica meno Q sull'altra. Per quale motivo? Perché qui nasce un campo elettrico che induce, quindi
su questa superficie attira cariche negative e sulla parte posteriore si formeranno delle cariche positive, ma noi siamo interessati a quello che succede nelle superfici che si affacciano. Allora, se io creo una superficie di Gauss per il teorema di Gauss che comprende gli strati superficiali dei due metalli, ovviamente il campo all'interno del metallo è zero, per simmetria il campo è sempre diretto parallelamente, perpendicolarmente quindi al conduttore, quindi parallelamente a questa direzione, e pertanto il flusso totale del campo è zero, quindi se qui ho aggiunto Q, qui deve essere sorta una carica meno Q indotta, questo è quello che si intende per induzione completa. Allora, in questo caso possiamo definire, siccome il campo è Q diviso A diviso epsilon 0, no? Come abbiamo studiato in precedenza, il potenziale è uguale, siccome il campo è costante qui dentro, il potenziale è uguale al campo per la distanza, quindi Q per D diviso epsilon 0 per A. E applicando la definizione di capacità, Q diviso V, la capacità risulta epsilon 0 A diviso D. Ok, questo suggerisce fra l'altro un modo di misurare la costante dielettrica del vuoto come Farad diviso metro, no? Si vede anche da qui, Y0 una capacità diviso una lunghezza, quindi Farad per metro. Ok, consideriamo un altro esempio in cui abbiamo un condensatore formato da due elementi sferici, un guscio sferico e è una sfera piena all'interno, questo di raggio R2 e questo di raggio R1. Se qui depositiamo una carica Q per il fenomeno dell'induzione completa, come abbiamo già studiato, qui verrà indotta una carica meno Q e possiamo calcolare la capacità di questa struttura, elettrica. Quindi il potenziale sul condensatore 1 sarà dato da potenziale per la sovrapposizione degli effetti della carica più Q, quindi Q diviso 4P epsilon 0 R1, più il potenziale della carica meno Q, che però all'interno della sfera cava di raggio R2 è costante su tutta la sfera cava ed uguale a quello sul raggio R2, quindi meno Q 4P epsilon 0 R2, come studiato in precedenza. V2 sulla superficie interna della sfera cava è quello dovuto alla sfera interna, quindi qua col segno più 4π greco epsilon 0 R2, più quello della sfera cava, quindi meno 4π greco epsilon 0 R2, che è lo stesso di prima. Questo fa 0 e questo rappresenta quindi la differenza di potenziale fra le due superfici. Quindi la capacità, data come Q diviso V, delta V in questo caso, è data da 4π greco epsilon 0 R1. R2, R2 meno R1. Se R2 circa uguale R1 circa uguale R, diciamo, e R2 meno R1 uguale a D, possiamo dire approssimare C uguale circa 4π epsilon 0 R quadro diviso D, ma 4π epsilon 0, 4π R quadro è la superficie di questa sfera, diciamo, intermedia. Quindi questa praticamente possiamo scrivere Y0 S diviso D e si recupera quindi il risultato del condensatore piano. Un sistema particolarmente interessante di conduttori è quello costituito da due sfere di raggio R1 ed R2 collegate da un filo conduttore e quello che spiega l'effetto punta. No? In questo caso immaginiamo di depositare una carica Q. Questa va in parte sul condensatore sulla sfera di raggio Q1, l'altra sulla sfera di raggio Q2, dovrà essere Q1 più Q2 uguale a Q, e inoltre i potenziali devono essere uguali perché sono collegati da un filo conduttore, quindi Q1 diviso 4π epsilon 0 R1 dovrà essere uguale a Q2 diviso 4π epsilon 0 R2.
Da queste relazioni, vedete le incognite sono Q1 e Q2, uno può ricavare espressioni per Q1 e Q2 e vedere come sono ripartite le cariche. A noi interessa di più però calcolare il rapporto fra i campi sui due conduttori, no? Questo per il teorema di Gauss applicato alle sfere è dato da parte i fattori 4πε0, Q1 su R1 quadro diviso Q2 su R2 quadro, ma Q1 su Q2 è uguale a R1 su R2. Quindi questo è R2 diviso R1. Questo dice che il campo sul conduttore più piccolo di raggio R1 è estremamente più intenso dell'altro se R1 è molto piccolo rispetto a R2. No? Cioè questo è molto maggiore di 1 se è rispettata questa disuguaglianza, quindi i campi sono così ripartiti. Questo rende conto dei campi molto intensi che si possono formare in prossimità delle punte. Tenete conto che la rigidità dielettrica dell'aria è dell'ordine, diciamo con campi dell'ordine di 1 megavolt al metro, possono iniziare scariche elettriche in aria. Questi campi sono abbastanza intensi da accelerare gli elettroni presenti in aria per varie ragioni, da ionizzazione esterna, dei raggi cosmici, eccetera, conferire a questi elettroni energia cinetica così alta da produrre nuovi elettroni per bombardamento in pratica di altri atomi neutri e generare un processo a cascata che dà luogo appunto a scarica elettrica. E questo effetto è sfruttato per esempio per i parafulmini, per dire, per creare un cammino preferenziale di dispersione verso terra della scarica prodotta in aria. E questo rende conto anche del cosiddetto potere disperdente delle punte che disperdono carica elettrica attraverso processi di scarica. Ok, vediamo il lavoro necessario per la carica di un condensatore. Allora, supponiamo di avere un condensatore collegato a un generatore con questa polarità. Supponiamo a un certo momento si abbia una tensione V, quindi vuol dire che ai capi del condensatore ci sarà la stessa tensione V. Questo avrà spostato una certa quantità di carica più Q da una parte, meno Q sarà rimasta dall'altra. Via via il processo prosegue spostando sempre elementi di carica dQ. Ora, siccome le polarità del generatore sono di questo tipo, la carica dQ è spostata attraverso il generatore, quindi da qui a qui, contro il campo elettrostatico che è diretto in questo senso, no? Dal polo più al polo meno. Quindi vuol dire che il generatore compie un lavoro elementare pari alla differenza di potenziale fra i capi per la carica spostata, no? E questo è il lavoro compiuto dal generatore sulla carica. Allora, siccome Q uguale a C per V, questo uguale a Q dQ diviso C. E quindi il lavoro è dato da 1 su C, l'integrale fra 0 e Q grande, la carica finale caricata sul condensatore, di Q in dQ, cioè Q quadro diviso 2C oppure 1 mezzo C per V al quadrato. Se consideriamo ora un condensatore con carica più Q meno Q sulle due facce, al cui interno si ha un campo E uguale a Q diviso A, cioè densità di carica superficiale diviso ε0, e sia D questa spaziatura tra le due armature, e A è la superficie, quindi condensatore facce piane parallele, posso scrivere questa qui che è un'energia potenziale di fatto, quella che abbiamo calcolata, questo lavoro fatto per caricare il condensatore da qualche parte finisce, e finisce esattamente nel campo elettrico costruito all'interno del condensatore. È l'analogo dell'energia potenziale che uno immagazzina in una massa spostandola da un punto in basso ad un punto più alto ad altezza H, no? Con una certa forza motrice che compie questo lavoro. Ok, quindi questa UE si può scrivere come appunto un mezzo C per V al quadrato, cioè un mezzo epsilon 0 per A diviso D e per D al quadrato, quindi un mezzo epsilon 0 e quadro
A per D. Allora, questo è chiaramente il volume di spazio all'interno del condensatore e questo si può interpretare come una densità di energia elettromagnetica, elettrica, in particolare del campo elettrico, contenuta all'interno del condensatore. Allo stesso risultato saremmo potuti arrivare usando l'espressione dell'energia potenziale elettrostatica per un sistema di cariche che avevamo ottenuto in precedenza, cioè la somma un mezzo, contando le coppie una volta sola, di QI per VIJ, no? Che nel nostro caso, siccome abbiamo due sistemi carichi, più Q e meno Q, uno ha una tensione V più, diciamo, e l'altro una tensione V meno, è dato da un mezzo Q per V più, meno un mezzo Q, perché la carica è negativa, e la tensione V meno, cioè un mezzo Q, V più, meno V meno. Ma V meno è semplicemente la tensione V del condensatore o i capi del generatore. Quindi si ritorna al caso precedente, quindi un mezzo Q, Q quadro diviso 2C oppure un mezzo C V al quadrato.